Ciao ragazzuoli! Ciao belli! Oggi vi portiamo a spasso nei dintorni di un paesino che si chiama Roccamorice, provincia di Pescara. Siamo alle pendici della Maiella e oggi Ale cosa si fa? Oggi si va per eremi. Vi portiamo in due degli eremi più belli che abbiamo qui in Abruzzo e ovviamente faremo una piccola pausa rifocillante in un posto molto carino. Insomma, banda alle ciance, via all'episodio! Vola, 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 vola! Siamo all'eremo di Santo Spirito, ragazzi. Per chi non è abruzzese, qua siamo a un'oretta da Pescara. C'è un bellissimo freschetto, nonostante oggi ci siano 2500 gradi Fahrenheit. Come hai detto Fahrenheit invece di gradi centigradi? Questo eremo, ragazzi, sta qua da almeno 1000 anni. Ma soprattutto questo posto è famoso per aver ospitato il solito Pietro da Morrone. Altri non è che Celestino V, di cui abbiamo già accennato nell'episodio di Atri, nell'episodio di Sulmona. Insomma, Celestino V qua in Abruzzo ha girato parecchio e quindi ogni tanto sbuca fuori il suo nome. A parte questa cosa, questo sito è veramente, veramente, veramente figo. Il percorso si suddivide su 3 livelli. Venite con noi! Secondo livello. C'è Batman. Dove? Capite perché l'Abruzzo è il cuore verde d'Europa, ragazzi? Terzo livello. Ale, che ne pensi allora? È molto bello. È veramente un bel posto. Informazioni pratiche. Per entrare si pagano 5 euro cada uno. Se volete entrare con una guida si paga, credo, 7. Mm-hmm. Il percorso dura in circa una mezz'oretta. Come avete visto, il percorso è tranquillamente fattibile con i bambini. Anche con la nonna. Ci potete portare pure la nonna, purché... Attenzione alla parte in discesa. Esatto. L'ultimo pezzettino ha dei gradini un po' sdrucciolevoli. Ci vuole una nonna abbastanza in forma. Il parcheggio è molto vicino. Vicino alla biglietteria c'è anche un piccolo chioschetto con l'acqua, con i gelati. C'è anche il bagno che, essendo veramente, ragazzi, in mezzo ai boschi, la cosa non è banale. Insomma, venite a visitarlo perché merita. Quello alle nostre spalle è un Tholos e stiamo per andare a mangiare all'agriturismo Tholos. Più facile di così, voi cercate un posto che si chiama agriturismo Tholos, vedete un Tholos e quello è l'agriturismo Tholos. Oh, qua ragazzi la scelta del menù è molto semplice, si mangia a meno fisso, quello che c'è mangiate, più facile di così. Cacio ricotta fatto con latte di capra biologico, la crema di pecorino, è composta di melocotone con lo zenzero fresco, china in salsa verde a base di prezzemolo, la neola sanettiere, la pizza fatta con la farina di solina, la verza rossa e tutti gli stagionati di maiale nero. Io, cara, ti servirei e mi servirei un misto di tutto. Vai. Gradisci? Sì. Ma
ricordate del grano di Solina? Ve ne abbiamo parlato nell'episodio di Navelli. Buona! Imballo di farro con verdure. Aggiungiamo questo sformatino di farro che dal fumo che emana potrebbe avere una temperatura lavica. Adesso qua metteremo un accelerato, che in realtà saranno 6 minuti in cui io soffio, voi vedrete solo 6 secondi. È buonissimo, solamente che ho perso l'uso del primo strato di papille. Ancora farro, signori. Una polentina con l'olio di ferfellone, che è un peperone locale. E salsiccia di fegato di maiale nero. È buonissimo, e già lo so perché ho leccato il cucchiaio di portata. No, ma non si dice. Quindi già vi posso dire in anteprima che è buona. Ma se io facessi la scarpetta carro con la salsiccia, ma quanto sarebbe figo? Corde di farina di Solina con i funghi. Io assaggio in purezza. No parmigiano, no pecorino, no peperoncino. Una purista della corda. Buona, la cottura della pasta è pazzesca. E il sapore del grano Solina, ragazzi. Pure se mangiate la farina di grano Solina a cucchiaiare. Esatto, è buona. Io invece vado di abbondante parmigiano. E ormai sapete della mia passione per il peperoncino fritto in olio d'oliva, che si può chiamare saiettino, lazzaretto. Cambia nome a seconda del paese da cui venite in Abruzzo. Funghi spariti alla velocità della luce. Andiamo con le scrippelle ripiene di ricotta. Se avete visto il video del timballo di Nonna Emilia dovreste saperlo. Ma comunque, per i pochi di voi che non lo sanno, in Abruzzo le scrippelle sono le crespelle. Il profumo del sugo anticipava la bontà del sugo stesso. È arrivato un bel agnellino tenero tenero e due pomodori. Visti gli 800 gradi centigradi che ci sono fuori da queste spesse mura di pietra, ci stanno proprio bene. Tra l'altro, ragazzi, non vi abbiamo detto di quanto è figo questo locale, perché è fatto veramente tutto in pietra. Pure d'estate qua dentro, senza aria condizionata, state benissimo. E nel frattempo che io decantavo la bellezza delle pareti di pietra di questo locale, è arrivato anche un filetto di maiale nero abruzzese al pepe verde. Girando un po' l'Italia abbiamo scoperto che praticamente ogni regione d'Italia ha una razza di maiale nero, e tutte queste razze di maiale nero sono quasi tutte scomparse nei decenni precedenti in favore dell'Large White, che è la razza più comune penso nel mondo, perché rende di più. Però in tutte le regioni è partito questo movimento di recupero del maiale nero, quindi ora l'hanno recuperato. Adesso io lo onorerò assaggiandolo. Buono. Siamo entrati dentro il Tolos, che trovate all'esterno del ristorante Tolos. Com'era, cara, questo pranzetto? Molto molto buono, tutto freschissimo, tutti i prodotti erano i loro, e qualità prezzo, ragazzi, serie A. All'esterno fa un caldo spaziale, 45 gradi, ma noi invece sprezzanti del pericolo. Adesso a dove andremo? A un quarto d'ora da qua, così come l'eremo di Santo Spirito a Maiella, si trova anche l'eremo di San Bartolomeo. Andiamo a fare una passeggiatina. Vedete le piste? Guardate dall'altro lato. Vedete il mare? Siamo vicinissimi all'hotel Mamma Rosa. Per darvi una collocazione geografica, per i non abruzzesi, qualsiasi abruzzese incontrerete vi dirà sempre sta storia che dall'Abruzzo si vede il mare, si vede la montagna, che puoi andare al mare e in montagna nella stessa giornata come fosse un mantra. Però ragazzi, è vero, quando si scia veramente da qua su, in una giornata un po' meno fosca di oggi, si riesce a guardare il mare sciando. Tutti questi resti che vedete sono resti di Tolos. Un Tolos è una costruzione tipica dell'antichità. Tolos mi sa che in greco significa cupola. Ce ne sono migliaia in giro per tutto il mondo. Questo tipo di costruzione si usava in tutta l'antichità, in diverse culture. Quasi sempre aveva una funzione di camera funebre. Ma in Abruzzo sono diventati ripari per i pastori. I Tolos, anzi al plurale, i Toloi. Un Tolos, due Toloi. Sono fatti in pietra a secco. Soprattutto questa zona qui sulla Maiella è veramente piena di resti di questi Tolos. Ce ne sono
alcuni distrutti, insomma, ci vuole un po' di fantasia per capire che una volta erano delle cupole, altri sono molto meglio conservati come quello che abbiamo visto fuori dal ristorante. C'è proprio un parco dedicato ai Tholos che oggi non andremo a vedere perché il nostro tempo è limitato. Insomma, se vi interessa questo tipo di costruzioni, qua è il vostro parco giochi. Adesso vi portiamo a vedere l'eremo di San Bartolomeo. Eremo di San Bartolomeo, 30 minuti. All'eremo si può arrivare da due posti diversi. O ci arrivate dal lato di Rocca Morice, che sarà quello che facciamo noi oggi, se no dovete cercare come punto di partenza, se non mi ricordo male, Contrada de Contra. Da lì si fa un altro percorso e arrivate con l'eremo di fronte a voi. Noi qui arriveremo alle spalle dell'eremo. Sono tutti e due percorsi belli. Fatele tutte e due se capitate due volte in Abruzzo. Il percorso per arrivare all'eremo, ragazzi, non è difficile, ma è un po' più accidentato rispetto all'altro eremo di Santo Spirito, dove arrivate praticamente con la macchina al parcheggio, fate 200 metri e siete già arrivati. Qua si deve camminare un bel po' in mezzo alla natura, una trentina di minuti. Abbondanti. Mm-hmm. Il percorso, insomma, non è difficile, anche qua potete venire con bambini, nonne, zie, cugine. L'unica cosa che sconsiglierei alle signore di venire con ballerine o scarpe col tacco. Beh, mi pare un po' eccessivo. No, lo dico perché c'era una turista che ci ha appena chiesto se poteva venire a fare questo giro con i tacchi e non mi sembra il caso. Basta una scarpa da tennis o meglio una scarpa da trekking. Molto meglio una scarpa da trekking. E non dimenticate il cappello di paglia sempre di Alessia. Perché... sempre. Gli ultimi 10 minuti, ragazzi, sono tipo così. Come vedete dalla agevolezza del passo di Ale, sono quasi caduta. È quasi caduta. Insomma, ecco, qui non è proprio dei più agevoli il percorso, quindi un pochino di attenzione, ci si la fa, ci si la fa. Allora ragazzi, dopo questa scarpinatella di mezz'oretta vi infilate in questo buco nella roccia e sbucate in questa balconata naturale alle nostre spalle dove si trova il santuario di San Bartolomeo il Liegio. Perché è famoso questo eremo? Indovinate un po', anche qua il buon Pietro da Morrone, a.k.a. Celestino V, è venuto a passare soggiorno. Sì, venuto tra le rocce a fare una vacanzetta qui, no, credo ci abbia vissuto qualche anno, sempre ritirato in preghiera, pregando per sé e per il mondo, e quindi anche questo posto è diventato un posto famosissimo e visitato dai pellegrini di tutto Abruzzo, di tutto il mondo, di tutto l'universo. Facciamo un giretto. Agevoliamo le immagini di repertorio. Thank you.
ciao. Ciao. Siamo sul letto del fiume proprio sotto all'eremo, guardate che figata. Ci arrivate facilmente in un percorso facile con delle scalette. Molto fico. Bellissimo. E se proseguite di qua, ragazzi, andando così nell'ignoto in mezzo al bosco, arrivate all'altro capo del sentiero che vi porta comunque qui da Contrada alle Contre. Di eremi in Abruzzo ne abbiamo uno scatafascio. Cercate su internet, è veramente pieno. Se siete appassionati di questo tipo di strutture, qua da noi ci potete passare tranquillamente una settimana. Che poi la cosa bella degli eremi, a differenza delle chiese, è che per arrivarci dovete anche fare un bel pezzo in mezzo alla natura. Allora io quasi lo chiuderei qui questo episodio. Eh sì, dobbiamo sbrigarci e tornare a casa. Stasera si mangiano gli arrosticini. Capito, ci sono delle priorità nella vita. Sì. Speriamo vi sia piaciuto questo episodio alla scoperta degli eremi della Maiella. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi su YouTube e attivate la campanella, così ogni giovedì alle 19 scoprirete un nostro nuovo episodio. Seguiteci su Facebook, Instagram, Pinterest e poi c'è il nostro blog www.wherethefoodisgo.com. E adesso, ragazzi, dobbiamo risalire su. Scusi, ma sono 42 chilometri e 195 metri. E allora ce la faremo? No. Vabbè. Ecco questa nota di ottimismo che vi salutiamo. Vola, 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 vola e vola luna, che le nuva, c'è questa che le nana pure là. Cendenin da Cesenesen.